Il ministro degli esteri russo Lavrov, nella sua conferenza stampa di oggi, ha definito una messa in scena il gravissimo eccidio di Bucha in Ucraina. Quali tecniche di comunicazione ha utilizzato per veicolare questo messaggio al mondo? Guardiamo un estratto e poi lo commentiamo insieme. Attacca была предпринята в городе Буча Киевской области после того, как оттуда вышли российские военнослужащие в соответствии с планами и достигнутыми договоренностями. Там через несколько дней была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем. In questa situazione Lavrov aveva tre modalità comunicative possibili. La prima, non siamo stati noi. La seconda, le accuse contro la Russia sono false. Terza, ed è la modalità che ha applicato, si è trattato di una messa in scena. Qual è la differenza tra queste tre modalità? Nel primo caso, se Lavrov avesse scelto la modalità comunicativa del non siamo stati noi, di fatto avrebbe riaffermato il concetto applicandogli la categoria della negazione. Nel secondo caso, se avesse detto le accuse contro la Russia sono false, di fatto avrebbe ribadito il concetto delle accuse, cioè il fatto che il mondo stesse accusando la Russia. Nell'ultimo caso, quello dell'utilizzo della parola messa in scena, le cose dal punto di vista della tecnica di comunicazione cambiano. Vediamo perché. Utilizzando la parola messa in scena, Lavrov passa da una comunicazione passiva dove subisce la comunicazione dell'interlocutore, cioè tu sei il responsabile e lui a quel punto è costretto a negare, passa a una modalità invece attiva di costruzione attiva dell'immagine mentale. Anziché dire non è vero, anziché dire è falso, la sua risposta è una messa in scena, cioè rirappresenta, ridefinisce la realtà attraverso delle parole con un valore di immagine alto e ricostruendo narrativamente la vicenda secondo una sequenza. Si tratta di una tecnica di storytelling che non solo gli evita di utilizzare la smentita come modalità comunicativa, ma gli permette di utilizzare un'immagine mentale che accusa gli interlocutori.